Tanta paura, ma tutti salvi. Nella notte, sull'Intercity 522 Napoli-Sestri-Levante, il penultimo vagone ha preso fuoco e il convoglio è stato fatto fermare in aperta campagna a Migliarino, tra San Rossore e Torre del Lago. Appena fermato il treno, il personale di bordo ha fatto scendere i passeggeri, mentre il penultimo vagone è andato a fuoco. Alcuni sono stati soccorsi sul posto dai sanitari del 118 per sintomi di intossicazione. È stato probabilmente un guasto elettrico a innescare l'incendio nella penultima carrozza e quanto si è appreso dopo il sopralluogo fatto stamane dal prefetto pisano Francesco Tagliente insieme al comandante dei vigili del fuoco di Pisa Marco Frizza e al vicecomandante della Polfer Giuseppe Caiazza al treno che è stato trasferito allo scalo Campaldo di Pisa San Rossore. Le successive indagini chiariranno meglio le cause, ha spiegato Fezza, ma sembra plausibile che il fuoco si sia sprigionato in fondo al vagone dove è posizionato il quadro elettrico. Trenitalia in un comunicato fa sapere che la carrozza era uscita il giorno precedente dall'officina dopo essere stata sottoposta al ciclo di manutenzione programmata con controlli anche agli impianti elettrici. Anche le restanti carrozze, prosegue la nota, erano state sottoposte ai controlli manutentivi la settimana precedente.